Salve lussaniani! Come negli anni precedenti, anche quest'anno la scuola ci offre l'opportunità di votare i nostri rappresentanti di istituto. Non sai cosa sono i rappresentanti di istituto? Nessun problema, ci siamo noi di LIR pronti a rispondere alle vostre domande. I rappresentanti di istituto sono i portavoce delle richieste degli studenti e mirano a consolidare un ottimo rapporto tra la dirigenza scolastica e gli studenti stessi, in modo da avere un'ottima esperienza all'interno dell'ambiente scolastico. Nelle giornate precedenti avrete sicuramente partecipato alla conferenza di propaganda online delle liste di rappresentanza. Avete conosciuto le nuove liste di quest'anno che hanno intenzione di candidarsi alla rappresentanza e abbiamo potuto conoscere inoltre le loro interessanti iniziative. Noi di LIR oggi li abbiamo intervistati e abbiamo posto loro le domande che ci avete inviato nelle stories di Instagram. Iniziamo con la prima lista, Attualista. Ciao a tutti, noi siamo Attualista, la tua lista per veri cambiamenti. Io sono Luca Zoppetti di quarta A. E io sono Elisa Porrini di quarta G. Allora, i punti forti del nostro programma saranno un nuovo sito, la riapertura del bar, l'intervallo fatto a turni, risolvere il problema del caldo e il freddo nel primo e nel secondo edificio, nuovi parcheggi per le moto, progetti scolastici come quinto piano e portarti completamente rinnovati per adattarsi alla situazione. E punteremo sempre sull'essere disponibili per ascoltare tutte le vostre proposte in modo da migliorare sempre e rimanere sempre all'avanguardia. Allora, adesso rispondiamo alle domande che ci hanno fatto su Instagram. Perché dovrei votare per voi? Innanzitutto perché siamo sempre stati molto partecipativi e attivi all'interno della scuola e quindi abbiamo già un'idea di quale sarà l'amore di lavoro e l'impegno necessario per compiere meglio questo compito. E poi ci poniamo fin da subito disponibili per essere un ottimo tramite con la dirigenza e i professori e per fare in modo che quest'anno vada tutto bene. Un'altra domanda, descrivi con una parola la lista. Io la lista la descriverei con collaborazione, è il nostro punto principale ed è quello su cui basiamo tutto il nostro lavoro a scuola quest'anno. Collaborazione è la base di tutte le cose che riescono bene secondo noi e quindi puntiamo a lavorare per voi ma soprattutto con voi. Poi andiamo avanti con le domande, New Age e Attualista, come pensate di finanziare il sito o app? Allora il sito o l'app verranno finanziati dall'associazione genitori che ci ha proposto un piano quinquennale per finanziare il sito per i primi 5 anni. In futuro si vedrà cosa fare, però per adesso i costi saranno coperti da loro. Allora, altra domanda, Attualista, avete già organizzato la riapertura del bar? Allora, abbiamo già parlato con i referenti del bar e adesso la comunicazione sarà tutta tra loro e la preside. Per il resto, per il bar, abbiamo già sul sito del comitato la loro sezione pronta e quindi se venissimo eletti sarebbe tutto già pronto e bisognerebbe solo attivarla. Poi ultima domanda rivolta a noi, come pensate di fare l'applicazione quando sarà pronta? L'applicazione è già pronta, ci abbiamo lavorato negli ultimi circa 6 mesi e in caso di elezione sarebbe attiva praticamente dal giorno zero. Passiamo ora a New Age. Caroline Gren di terza B. Tommaso Belotti di quarta A. Il nostro motto è diamo una svolta a Lussana. I nostri punti forti sono la collaborazione, la comunicazione con la provincia, con il comune e il wifi aperto per tutte le classi. L'applicazione del Lussana che renderà più efficiente la parte online della nostra scuola. Il bar online. I gadget completamente ecologici. La commissione informatica. La vendita di libri usati online. I corsi di attualità e STEM. Il riscaldamento gestito dalle singole classi e la collaborazione con università. La commissione informatica è una commissione come tutte le altre, avrà principalmente 2 funzioni. In primis sicuramente l'approfondimento di tematiche importanti che interessano ai ragazzi e in secondo luogo anche quello di preparare gli studenti individualmente o in squadre per i tornei e i campionati di informatica. Ci chiedono come pensate di fare l'applicazione quando sarà pronta. Siamo già in contatto con degli studenti dell'Università di Bergamo che studiano appunto la facoltà di informatica e grazie a loro saremo in grado appunto di mettere online sull'App Store questa nuova applicazione. Belotti è single? Sì, è single. Sono single, sì. Fatevi avanti. Allora, dovreste votare per noi perché puntiamo sulla comunicazione e con il dialogo in tutta la scuola. Inoltre ci impegneremo per le nostre attività, le nostre nuove idee che vi abbiamo mostrato durante la propaganda elettorale. Descrivi la tua parola con una lista. Penso che la parola più adatta per descrivere la nostra lista sia dialogo. Nel dubbio votate per noi perché siamo simpatici. Posso dirlo un'altra volta? Siamo una lista simpatica, non come... Simpatica. Siamo discretamente simpatici. E siamo belli. Io. Dai.
E infine, Ad Maiora. Ciao, siamo Lista Ad Maiora, io sono Sara Berlanda di quarta U. Io sono Camilla Brandolini di quinta B. E quest'anno ci candidiamo appunto con la Lista Ad Maiora, che ha come motto l'unico limite è il cielo. Secondo noi dovreste votarci perché uno dei nostri punti fondamentali è l'accentuazione dell'importanza del ruolo degli studenti, non solo nella vita scolastica, nella quale spesso viene sottovalutato e posto in secondo luogo, ma anche tutti i vantaggi che garantisce in generale nella società o comunque in generale. Inoltre con noi nessuno studente avrà più freddo perché proponiamo le coperte del Lussane, quindi non ci saranno più problemi sotto questo punto di vista. Prego. Allora, da Instagram ci chiedono quali sono i punti forti della nostra lista. E il primo è sicuramente avere la continuità di un progetto. Infatti noi abbiamo ripreso Lista Ad Maiora perché vogliamo che nella nostra scuola ci sia una lista che duri più anni e che diventi punto di riferimento ad ogni lezione. Inoltre vorremmo istituire dei tornei composti di sfide tra classi, in modo che le classi, anche se non possono fisicamente stare insieme e vedersi a causa del distanziamento, possano comunque conoscersi l'un l'altra e giocare fra di loro. Le sfide saranno proposte man mano dalle commissioni, come i quiz della commissione arte, e anche per aumentare la partecipazione degli studenti alla vita del comitato, perché spesso magari gli studenti non hanno voglia di interessarsi alle commissioni, anche se magari in realtà vorrebbero partecipare. Quindi potrebbe essere un ottimo modo per far conoscere le commissioni nelle classi. Infine proponiamo dei nuovi gadget rivoluzionari come clipper, coperte, tazze e coprisella per bici quando piove, targati Lussana, per avere sempre qualcosa della propria scuola con sé. E sempre su Instagram ci chiedono come faremmo a concretizzare la nostra proposta di fare educazione fisica in bici. Allora, per quanto riguarda quella proposta, ne abbiamo parlato con la dirigenza e con alcuni professori di educazione fisica. In generale l'idea è quella che lo studente debba portarsi la sua bici per poi svolgere l'attività didattica a scuola con l'ausilio della bicicletta, e gli studenti che abitano lontano da scuola e che comunque non posseggono magari una bici sono favoriti dal fatto che vogliamo proporre di stipulare convenzioni con magari dei noleggi di bici, in modo che gli studenti siano favoriti da questo fattore. Che poi verranno pagati. Che poi ovviamente verranno patrocinati dall'associazione studentesca.